Chi è? Ti apro, dai. Sei tu il tossico, il mio tossico preferito. Entra. Entra. Cosa vuoi? Una sigaretta? Vuoi una sigaretta? Beh, va bene. Ah, sei un po' messo male però, eh? Ti deve regolare un po', tossico. Evidentemente sei proprio messo male. Ti ho detto tante volte di non venire a casa mia, perché ci troviamo al solito posto. È stato avvertito, non venire più a casa mia però. Cos'è che vuoi adesso? Vuoi una dose? Te la do, ma poi vattene. Vattene. Vattene, che non ti voglio più vedere a casa mia. Ciao, ciao. Tossico, te ne devi andare. Sei messo male, eh? Non venire più in queste condizioni a casa mia. Ciao, ciao. Va bene, dai. Fai il bravo. Regolati. Perché io con te guadagno tanti soldi. Se mi muori, è finito il guadagno. Vai, va, fai il bravo. E non venire più a casa mia. Ciao, ciao, ciao. Sto tossico. Gli ho detto tante volte di non venire a casa mia. Tante volte, tante volte. Gli ho detto tante volte di non venire a casa mia. Mi ha rovinato la giornata. Mi ha proprio rovinato la giornata. Pronto? Sì, sono io, ti sto chiamando da qui dalla Colombia, ascoltami. Se puoi venire adesso, che c'è Johnny che ha scoperto tutto, ti devo parlare. Ok, fai più presto, ciao. Il californiano ha cercato di truffare cercando altri acquirenti per vendere la sua droga, ma lui non lo sa che tutti hanno paura di me. Tu sei la guardia del corpo del californiano. Digli al californiano che queste tattiche con me non funzionano. Se volete che vi compro la droga, a me sta bene, ai patti miei però. Io vi aspetto in via delle scuole e facciamo scambio. Questo fra 3 mesi, perché mi dovete dare il tempo di recuperare questa grossa somma. Oggi c'è da portare 50 milioni di droga via delle scuole. Sto dicendo a te perché mi fido, non so la persona che sei, e via. Possiamo, come si dice, guadagnare, ecco. Non ti parli di realtà.
Niente, l'appuntamento ho fissato per le 3. Mi raccomando, pensaci tu. Perché io le cose le dico una volta solo. Ok? Vabbè. Ora ti devo far vedere quello che devi portare. Ma giù. Aspetta, questo è il 3. Va bene, allora via le sue. Sto riflettendo sulla mia vita. Non voglio più fare lo spacciatore. Dopo questo ultimo grosso colpo mi ritirerò e voglio fare una vita più da persona per bene. E poi sono stufo di vedere cadaveri per strada per colpa mia. Sangue, morte, sparatori. Non ne posso più. Voglio fare una vita più normale. Voglio tornare a vivere come un uomo, come una persona per bene. Lo devo anche al mio gemello. Lo sto aspettando perché ho un appuntamento con lui. Ma mi avvio io perché non voglio che lui venga in casa. Potrebbe anche scoprire qualcosa. È sempre un poliziotto. Anche se mio fratello. Ora gli vado incontro. Devo dire anche di portare. Dimmi, Billy. Io oggi dovrei andare a fare una missione. Cioè, della droga o del genere. Sicuramente potrebbe succedere qualcosa. Stai attento, Billy. Io vorrei che tu, se mi dovesse succedere qualcosa, venissi in mio aiuto. Okay. Puoi sempre contare su di me, Billy. Ci sarò. Joe, stammi bene. E spero di rivederti. Ciao, Billy. Stammi bene. Oh. Ti saluto, Billy. E stai attento. Molto attento. Aspetto qualche minuto. Che Billy si allontana e voglio andargli dietro, voglio seguirlo. È il mio gemello, devo piano piano lo seguo perché devo proteggerlo da se stesso. È un poliziotto troppo avventuroso, troppo pericoloso. In questo momento un mio uomo sta facendo scambio di denaro con droga. Il mio uomo è stato avvertito di non toccare il mio gemello, se no lo ammazzo. È meglio che lo seguo. Ciao Fido, sei arrivato? Qua più o meno siamo sulla situazione, ce l'abbiamo. La mezz'oretta si deve cercare. Il posto qual è questo? Sì, il posto è lì. E ci sono già degli uomini piazzati in caso se dovessero venire, cioè ci potrà arrivare. Non ti preoccupare. Vedi un po', vieni. Intanto ascoltiamo la situazione. Qua dobbiamo studiare bene perché no, cioè, non scherzo, non la legge. Vivi. Qua dobbiamo stare attenti perché è pericolosa l'operazione. E di fatto io ho molta paura. Non so come mai oggi non mi sento sicuro di me. Devi stare rilassato, tranquillo, di qua la situazione non si scherza, Ci avviciniamo, cerchiamo di guardare un po' la situazione. Sì. In caso di emergenza li saltiamo addosso e li arrestiamo. Sì, con cautela perché sennò c'è. Cioè, tu lo sai bene, Non preoccupare. Io oggi se mi vedi non sto dicendo molte parole perché te l'ho detto, già sono preoccupato. Comunque sento una strana aria quando lo so, vedo dei brutti pericoli. Comunque,
io e te siamo una sola cosa. Uno aiuta l'altro. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, Johnny. Li arresteremo tutti e li metteremo in galera per sempre. Ora andiamo e facciamo il nostro lavoro. Dai Johnny, andiamo di qua, guardiamo un po' di qua, adesso si... io non li vedo. Dai, forza Johnny, diamo un'occhiata qua, secondo me sono dall'altra parte del campo. Sì, saranno dall'altra parte, andiamo verso di là, dai. Preso sporco spacciatore, dai forza, alzati, vieni su, dai che adesso ti arresto, forza, ti vuoi muovere? Non fare finta di essere morto, forza o ti sparo, forza, alzati tossico. Non c'è la mia, 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 non c
Arrivo, Billy, cosa sta succedendo? Sto arrivando, aspettami che arrivo. Dio mio, speriamo che non sia successo niente di grave. Cosa diavolo sta succedendo? Billy, arrivo!
Sto arrivando Billy, sto arrivando Resisti, se ti hanno fatto qualcosa, li ammazzo tutti, li ammazzo tutti! Perché scappi? Sono il tuo capo, vieni qua, cosa hai combinato? Ti avevo detto di stare attento al mio gemello, di non fargli capitare nulla. Ora ti ammazzo. Ora ti ammazzo come un cane. Non meriti di vivere. Vuoi ammazzare anche a me? È bravo. Vieni qua. Vieni qua, sapevo che non ci si poteva fidare di te. Dovevi solo fare lo scambio. Non dovevi intrometterti. Il mio gemello non ci dovevi fare niente. Ora morirai come una merda. Schifoso. Billy, è colpa mia, Billy, è colpa mia, tu sei morta, è colpa mia. Li ucciderò a tutti, li ucciderò a tutti, a tutti!